Se alzano la mano possiamo magari dare la parola, sì. Teniamo su dopo. Sì, non, se non, non succede niente. Sì, mentre ci sediamo ho una richiesta da fare. Siccome ci è piaciuto molto, ci sono piaciuti molto i versi che sono stati pensati per questa giornata, volevamo chiedere, uno, il permesso di usarli anche nelle prossime edizioni. Ovviamente non riconoscendo in maniera monetaria, ma riconoscendo l'authorship, e quindi abbiamo bisogno poi dei nomi di chi ha pensato queste frasi e dell'istituto di appartenenza, così lo diffondiamo. Quindi dopo venite a darci i nomi, ricordatevi. Allora, se siamo tutti. Allora, vi siete rifocillati? Ok. Allora andiamo avanti con l'ultima presentazione. Con l'ultima presentazione di oggi. Già a questo punto credo che alla mia domanda iniziale, chissà cosa sono le cellule staminali, adesso ci dovrebbero essere un po' più di mani alzate. Ok? Però conto nell'ultima presentazione per chiudere un po' il cerchio e per far vedere ulteriori applicazioni molto tecnologiche. Quindi preparatevi. L'ultima presentazione è di Beatrice Vilardo, che anche lei è una dottoressa, anzi no, lei ha finito il dottorato e quindi è la più anziana, quasi finito. Deve discutere ancora la tesi di dottorato. E lavora nel laboratorio di immunomica, quindi si occupa di immunologia a tutto tondo, e ci parla di organi in miniatura per studiare un giorno, forse curare le malattie. Prego. Grazie. Grazie, ciao a tutti.
Allora, dato che mi occupo del sistema immunitario e delle malattie immunitarie, quindi la prima domanda che vi faccio è: qual è la funzione del sistema immunitario secondo voi? Proteggere, giusto? Da che cosa principalmente? Ok, quindi da virus e batteri che possono in qualche modo danneggiare il nostro corpo, giusto? Quindi il sistema immunitario attacca questi virus e batteri producendo una risposta immunitaria. Però delle volte il sistema immunitario si sbaglia e invece di attaccare virus e batteri va ad attaccare dei nostri stessi organi. Quindi noi diciamo che attacca il self, quindi quello che noi abbiamo nel corpo. Un esempio, se va ad attaccare il cervello, per esempio, ci può essere la sclerosi multipla, se va ad attaccare il pancreas, ci può essere il diabete di tipo 1, se invece va ad attaccare l'articolazione, ci può essere l'artrite reumatoide. Ovviamente, per studiare e per curare soprattutto le malattie, ci servono i farmaci. La sperimentazione però per i farmaci è molto lunga, complessa e anche molto costosa ed implica anche l'utilizzo degli animali, i classici topolini da laboratorio. Tutte queste caratteristiche però devono in qualche modo essere migliorate perché appunto è troppo lungo, troppo costoso. E si pensa in un futuro, si spera prossimo, che la sperimentazione sugli animali venga del tutto, venga ridotta e forse anche del tutto eliminata. Vi spiego un po' per capire meglio perché è così lungo il processo dello sviluppo del farmaco. Quindi vi spiego un po' l'iter che si utilizza. Allora, prima cosa abbiamo la ricerca e la scoperta, quindi gli scienziati, ricercatori, quindi noi in laboratorio, identifichiamo nuovi bersagli terapeutici o sostanze chimiche che potrebbero avere delle potenziali proprietà mediche. Già questa fase richiede dai 2 ai 3 anni, quindi c'è molto studio, molti esperimenti che vengono fatti. Una volta che sono stati fatti gli esperimenti in laboratorio, si passa a una fase 2, ok? La fase 2 è lo sviluppo preclinico, viene chiamato così. Quindi le sostanze chimiche che erano state candidate vengono testate in laboratorio e anche su modelli animali per valutare la loro sicurezza, la loro efficacia e anche per capire qual è la dose giusta da dare. Anche in questa fase ci vogliono dai 3 ai 5 anni, quindi anche qui siamo già dai 2, 3 prima, 3 e 5, già ci sono molti anni. A questo punto si passa a una richiesta di autorizzazione dell'uso sperimentale, quindi abbiamo la fase 3 e 4 dove interviene l'uomo. Questa fase si divide in altre 3 fasi, che è la fase 1, la fase 2 e la fase 3. La prima fase sono se i risultati appunto della fase precedente sull'animale sono soddisfacenti, si passa a un piccolo numero di pazienti, che sono dei volontari solitamente una decina, non di più. Se anche questa fase è andata bene, si passa alla fase 2, quindi si richiede altri pazienti e poi ancora di più fino ad arrivare a un migliaio di pazienti nella fase 3. Per tutte queste fasi che io vi ho spiegato fino adesso ci vogliono 15 anni, quindi veramente molti anni. E il costo è altissimo perché si va dall'1 ai 3 bilioni di dollari. Forse non so neanche scriverli, non ho neanche idea di quanti zeri ci vogliono per scrivere questo numero. Ecco, come. Se facciamo un passo indietro, quindi andiamo alla prima fase, quindi quella di cui i ricercatori si occupano e siamo in appunto in laboratorio. I farmaci vengono testati su delle cellule, le cellule vengono fatte crescere su un supporto in plastica che si chiama Petri,
All'interno vengono messi dei terreni, come hanno detto le mie colleghe, di coltura, con dei nutrienti, dei fattori che possono servire per far crescere e differenziare le cellule anche in qualcos'altro. Oppure si può utilizzare anche una tecnologia 3D, quindi tridimensionale. E questa tecnologia va a riprodurre l'architettura vera e propria di un tessuto o un organo, in modo da avere un sistema più complesso sul quale studiare questi farmaci. Però nella fase 2 i farmaci sono testati anche sui modelli animali. Ovviamente i farmaci che sono testati nell'animale non funzionano delle volte nell'uomo, ci sono dei problemi anche etici legati all'utilizzo degli animali da laboratorio e poi i costi sono elevatissimi, perché pensate che non è che serve soltanto magari un topolino solo per testare questi farmaci, ne servono tanti, quindi tanti topolini significa dare comunque da mangiare loro, farli crescere, quindi personale e tutto questo. Quindi una soluzione potrebbe essere lo studio dei farmaci in queste strutture 3D. Ma facciamo un passo indietro, vi voglio spiegare prima un'altra cosa, prima di arrivare a spiegarvi veramente cosa sono le strutture 3D. Allora, ad oggi il farmaco come viene scelto per curare una determinata malattia? Esiste ad oggi il trattamento viene definito un trattamento di tipo standardizzato. Perché? Questi sono tutti i nostri pazienti, abbiamo il giallo, il rosso e il blu. Il farmaco attualmente ad oggi viene scelto sul paziente medio, quindi noi prendiamo il paziente medio che è il blu. Ok? Viene scelto il trattamento standard e viene dato questo trattamento. Però al paziente blu può dare beneficio, al paziente giallo magari non dà beneficio, c'è un'assenza di beneficio e addirittura al paziente rosso può dare degli effetti collaterali. Quindi l'idea è quello che vogliamo arrivare, si vuole arrivare appunto in un futuro, si pensa ancora tra una decina di anni, è quello della medicina di precisione. Tutti noi, ovviamente anche tutti voi in questa stanza, siete diversi tra di voi, giusto? Siete diversi per i geni, avete magari uno stile di vita anche diverso. C'è chi fuma, chi non fuma, chi mangia bene, chi mangia magari sempre al McDonald's e quindi tutti siamo diversi tra di noi. Quindi cos'è? Le nostre idee qual è? È quella di andare a capire prima i nostri geni e le nostre abitudini e i nostri stili di vita. Ok? Poi si fa un'analisi dei dati e si riesce a capire il trattamento personalizzato per ognuno di noi. A questo punto non è più un trattamento standard, quindi una terapia generica per tutti, ma il paziente azzurro avrà il farmaco azzurro, il paziente giallo il farmaco giallo e il paziente rosso il farmaco rosso. Quindi questa è praticamente la medicina personalizzata, quindi la giusta terapia al giusto paziente nel giusto momento. Adesso vi spiego un po' quello che io studio nel laboratorio. Io studio l'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che aggredisce il nostro sistema immunitario aggredisce le articolazioni. In modo particolare, vi faccio vedere, ho portato un modellino di un'articolazione, ok? Aggredisce questo piccolo strato che c'è tra le nostre articolazioni, che è una sottile membrana, che è definita sinovia. Ok. Di questa malattia sono affette principalmente le donne e in Europa ci sono circa 3 milioni di pazienti affetti da questa malattia. Ad oggi non esiste un trattamento per questa malattia. Quindi cosa succede? Vi spiego un po' l'iter del paziente. Il paziente si reca dal medico, gli viene diagnosticata dopo un tot di esami, l'artrite reumatoide, e come primo farmaco, quindi
ricordatevi, siamo alla terapia standard, gli viene dato il metotrexato, il nome di un farmaco. Dopo 6 mesi il paziente torna di nuovo dal medico perché il farmaco non ha funzionato e nel frattempo la malattia però progredisce, va avanti. Il medico gli dà un altro farmaco, ma ancora dopo 6 mesi il paziente torna perché il farmaco non ha funzionato. Quindi sono già passati 1 anno, la malattia continua e pensate che c'è un 10% di pazienti che non risponde completamente neanche a un farmaco che esiste attualmente sul mercato. Quindi come possiamo fare per i pazienti che ne hanno bisogno adesso? La soluzione è proprio sugli organi su chip. Quindi faccio vedere queste piattaforme miniaturizzate che sono grandi come una moneta da 2 euro. Adesso ve li faccio. Ne ho portati alcuni, se volete anche farveli passare tra di voi per toccarli e vederli come sono fatti. Quindi la tecnologia sono questi organi su chip. È un sistema di colture cellulari, colture di cellule che costituiscono un determinato organo, perché noi all'interno di questi chip possiamo mettere diversi tipi cellulari. E questo organo va a imitare e simulare addirittura le proprietà fisiologiche dello stesso organo che noi stiamo andando a riprodurre. Quindi questa è proprio una rivoluzione per la medicina personalizzata. Pensate che il primo organo su chip è stato creato nel 2010 ed è stato il polmone su chip. Adesso vi faccio... Ecco, questo pensavo ci fosse subito il video. Questa è la linea, diciamo, del tempo dal 2010 a cui è stato creato il primo organo su chip, che è il polmone. Poi è stato creato addirittura il cuore su chip, pensate, anche la stimolazione che ha il cuore. Sono riusciti a ricreare addirittura anche quello. Poi il vaso, il cervello e così via. Vi faccio vedere, ecco, non va niente, un video. Questo è il polmone, come hanno ricreato il polmone. Quindi gli alveoli, anche qua il movimento. Adesso vedrete come riescono a ricreare questo movimento, l'ossigeno che entra, lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica. Vedete, hanno creato una membrana porosa. Vi lascio leggere così. Addirittura sono andate a inserire anche, come avete letto, il sistema immunitario che poi andava ad aggredire i batteri che erano presenti vedete? Ecco, questo. Proprio come quello che veramente succede nel nostro organo, nel nostro corpo. Quindi, tornando al progetto di cui mi occupo, quindi lo studio dell'artrite reumatoide, quindi di trovare una cura personalizzata per ogni paziente per questa malattia, quello che è il nostro progetto, il nostro obiettivo è quello appunto di ricreare su questi organi su chip l'articolazione. E come facciamo a ricrearla? Prendiamo la biopsia, una piccola biopsia sinoviale dal paziente, nel quale ci sono all'interno diversi tipi cellulari, tra cui anche le cellule mesenchimali staminali. Da queste noi isoliamo e differenziamo, come vi ha spiegato prima
chiara con tutti i vari procedimenti, andiamo a differenziare in vaso, in cellule endoteliali, per andare poi a ricreare il vero e proprio vaso sul nostro chip. Okay. Dalla stessa biopsia, pensate, riusciamo a prendere anche le cellule vere e proprie che costituiscono la sinovia e riusciamo anche ad andare a differenziare l'osso, in modo particolare gli osteoblasti, proprio il nome delle cellule, e i condrociti, quindi per andare a ricreare la cartilagine. Poi chiediamo al paziente anche se ci dà un piccolo prelievo di sangue, perché in quel modo riusciamo a recuperare i globuli bianchi e quindi poi a mettere nel nostro sistema, quindi attraverso il vaso, a mettere anche i globuli bianchi, quindi il sistema immunitario, in modo che così abbiamo un sistema completo di quello che è poi la nostra articolazione, perché come vedete dal modello l'articolazione, come vi ho detto prima, è costituita da osso, cartilagine e membrana sinoviale. Quindi, una volta che ci arriva la biopsia in laboratorio, noi spezzettiamo questa biopsia e andiamo a far crescere le cellule. Quindi le cellule escono naturalmente da questa biopsia. Quando sono messe a contatto con i nutrienti, loro riescono a uscire tranquillamente dalla biopsia. Quando si lascia, ovviamente, non basta solo un giorno, anche qui ci vuole da una alle due settimane. Okay. Vi faccio vedere un po' l'ambiente del laboratorio. Questo è un incubatore dove noi appunto mettiamo le cellule, le facciamo crescere, le controlliamo al microscopio per vedere se stanno bene, se sono allungate. Una volta che sono pronte, queste cellule le andiamo a incapsulare, ovvero a inserire, in una sorta di matrice extracellulare. Questa matrice extracellulare è creata con un idrogeli. Che cosa sono gli idrogeli? Sono questi materiali a base di gelatina e acqua che danno sostegno alle cellule. Perché ci serve mettere le cellule, secondo voi, in questa matrice? Pensate che poi dopo le cellule vanno messe negli organi su chip. Perché se noi mettiamo, vi rispondo io, perché se noi mettiamo le cellule così come sono, quindi in sospensione all'interno di questi organi su chip, appena noi attacchiamo il flusso, perché come vi ho detto prima è un sistema microfluidico, ok? Quando noi attacchiamo il flusso, le cellule vanno via. Okay? Quindi per dare consistenza alle nostre cellule dobbiamo inserirle all'interno di questa matrice extracellulare, creata sempre da noi in laboratorio. Poi qui c'è un'altra nuova tecnologia che stiamo utilizzando ed è utilizzata molto in questo ambito, che è la stampante 3D. Immagino che tutti avete sentito parlare, giusto, di stampante 3D, anche in questi ultimi tempi che si parlava di stampare addirittura la bistecca artificiale, giusto? Ok. Quindi questo bioinchiostro, quindi formato da cellule con matrice extracellulare, viene stampato proprio all'interno delle nostre camerette, quindi dei chip. Perché viene stampato? Perché come vedete è uno strato sottilissimo che viene messo e per far sì che ci sia molta precisione e che le cellule siamo sicuri che vadano giustamente all'interno di quel canale ci vuole una tecnologia avanzata, perché magari la mano dell'operatore, soprattutto se si cambia mano del ricercatore, magari c'è chi ne mette un po' di più, c'è chi ne mette un po' di meno, quindi per essere precisi e standardizzati utilizziamo questo metodo. Ok, vi spiego un po' di più sulla stampante 3D che sicuramente sarete interessati. Allora, come prima cosa, vi faccio sempre vedere un altro video, come prima cosa si fa un modello di quello che si vuole stampare. Noi possiamo stampare di tutto quello che volete. Basta che scegliete voi, si sceglie il modello, si fa un modellino, dopodiché la stampante inizierà a stampare con il bioinchiostro creato da noi, quindi con qualsiasi tipo di cellula. Io qui per esempio ho fatto un cuore per dimostrativo così. Ecco, e
quindi abbiamo il nostro modello che è stato creato al PC precedentemente, fatto con le nostre cellule e la nostra matrice extracellulare. Questo, faccio vedere un altro video, è un altro modo di stampa, quindi non viene più, il modello c'è lo stesso, ma è il chip che è già stato stampato. Ovviamente la stampa del chip è differente dalla stampa, dalla biostampa, quindi dalla stampa con cui stampiamo le cellule, perché la stampa del chip è una stampa, cioè una stampante non biologica, quindi dove all'interno viene messo un materiale che non è un biomateriale, ma è semplicemente una resina, esatto, una plastica, quello che volete, comunque un materiale chimico, e dopodiché invece questa stampante riesce a stampare il bioinchiostro. Quindi, secondo voi e secondo quello che ho detto, cioè secondo quello che ho detto in questa presentazione, direi che il futuro della medicina è sugli organi su chip. Vi ringrazio per l'attenzione e vorrei ringraziare prego. E vorrei ringraziare appunto i progetti per il quale tutto questo si può fare, ecco. Grazie ancora. Se avete domande. Avete domande anche tecniche su questo tipo di device, di stampanti? Qual è il limite? Vi ha incuriosito? No. I chip li avete ancora in giro, vero? Non sono ancora passati dietro. Dove sono? Dove sono collocati? Sono lì, stanno ancora girando lì, ok. Anche secondo me li ritrovo su eBay. Li ritroviamo. Quindi non avete nessuna domanda, nessuna curiosità? Sì, si può. E ovviamente bisogna fare un insieme poi di cellule da cui è costituito quell'organo. Ovviamente non avrà la forma anatomica precisa dell'organo, anche la dimensione, più che forma, proprio la dimensione, sarà comunque sempre in miniatura, ecco. Perché come avete visto il supporto sul quale si può stampare è un vetrino. Esatto, quindi comunque in dimensioni sono ridotte. Ho una domanda io da fare a voi. Posso? Ma, prima? Sì, un secondo solo. Per quale motivo abbiamo bisogno di fare un chip con l'organo? Avete compreso per quale motivo? Perché Beatrice si sta dannando l'anima in laboratorio a ricreare dal paziente il suo organo per poi testare dei farmaci? Per avere un sistema completo su cui elaborare degli studi e poi giungere... Però il sistema più completo sarebbe il paziente. Perché invece usa il chip? Perché è difficile prelevare delle cellule da un paziente malato, cioè sarebbe comunque qualcosa di invasivo, credo. E per fare degli studi è importante creare, come abbiamo visto, delle cellule per studiare poi il laboratorio. Ok, c'è qualcun altro? Perché da qua aspetta che dicono non crea tossicità, cioè non... non crea tossicità al paziente. Questa è un'altra risposta. Io sono curiosa di sapere, ci sono già applicazioni in atto e i costi? Cioè, sono okay, reperibili allora rispondi, a qualsiasi rispondi tipo prima di alla mia e poi alla sua. Grazie. Alla mia è perché faccio no, uso... perché? Ah, perché uso la sì.
Allora, prima cosa, perché si utilizzano i chip è perché, come ha detto anche il ragazzo e come vi ho spiegato e vi ho fatto vedere, avete visto l'iter del paziente, ogni volta che va dal medico passano anni, passano mesi e poi anni. Quindi l'idea è, perché si utilizzano, è per scegliere il trattamento giusto, ma che sia quello da dare poi al paziente in definitiva, ok? Quindi il paziente non dovrà più provare e testare differenti farmaci ogni sei mesi, ma questo che lui fa, il paziente fa, faceva precedentemente, viene fatto con le sue stesse cellule sull'organo su chip. Quindi è questa proprio l'idea. E quando abbiamo il risultato di qual è il farmaco corretto e giusto, verrà detto al reumatologo e il reumatologo poi li prescriverà questo farmaco. Sì, la domanda se stiamo applicando, sì. Allora, noi attualmente lo stiamo facendo appunto da pazienti con artrite reumatoide, da cui preleviamo la biopsia e siamo in grado attualmente di ricreare l'organo, quindi l'articolazione, che comprende vaso, sinovia e osso, e stiamo testando abbiamo testato per ora due farmaci. Ovviamente questi non sono pazienti, quindi i pazienti che ci hanno dato finora non sono pazienti che vogliono già il trattamento definitivo, ma sono appunto pazienti che ci hanno dato per fare tutti questi test. E quindi stiamo provando come prima cosa il farmaco di prima linea che viene dato a tutti i pazienti, che è il metotrexato, ok? E dopodiché stiamo andando anche, abbiamo testato un altro farmaco che è il celecoxib. E quindi per ora siamo in grado anche di vedere come questi tessuti reagiscono a questi due farmaci. I costi, non sono elevatissimi, perché comunque costa molto di più uno studio clinico su paziente, però comunque non sono sicuramente neanche così bassi, perché comunque c'è il differenziamento delle cellule, è qualcosa di per sé che già ha un costo comunque alto, perché ci sono costi nei materiali, nei terreni, nei materiali che si usano per differenziare, però sicuramente è un costo inferiore rispetto a quello che adesso viene utilizzato come metodica standard, ecco. Io avevo una domanda da fare. Non c'entra esattamente con le cellule staminali. Sì. Volevo chiedere se, per quanto riguarda i farmaci, comunque ci vogliono molti anni per arrivare, insomma, a metterli in commercio. Per quanto riguarda i vaccini, invece, il funzionamento è lo stesso o ci sono procedimenti differenti? No, è lo stesso, nel senso che è giusto anche per, alla fine è un farmaco, nel senso, quindi anche per i vaccini il procedimento è lo stesso, quindi prima vengono testati sugli animali e dopo, cioè prima il laboratorio sugli animali, per il Covid. Ovviamente la procedura è più standardizzata, nel senso che si è fatto per tante tipologie di vaccini e quindi basta cambiare in un certo senso la molecola di base, e il vaccino in un certo senso è fatto, ok? Quindi la procedura è più standard, mentre per i farmaci, se tu applichi un farmaco nuovo a una nuova malattia, devi fare una serie di percorsi, perché non hai la più pallida idea dell'effetto che possa avere, ok? Ho una domanda, una curiosità, sì. Beatrice, visto che quando prendete queste biopsie dal paziente con l'artrite reumatoide, immagino che avete anche preso da un sano, avete paragonato, e quindi nel crescere, proprio a conferma dell'efficacia di questi microchip, nel crescere le cellule che sono prelevate dal sano rispetto dal paziente, avete proprio visto anche, prima di testare il farmaco, formarsi una sinovia diversa? Sì, allora abbiamo sicuramente visto delle differenze, per esempio nei pazienti con artrite reumatoide, le cellule, una volta che le mettiamo all'interno di questi idrogeli e li paragoniamo a quelli dei controlli, quelle con l'artrite reumatoide crescono molto di più. Sono molto più veloci a crescere, quindi è proprio causa della malattia, perché ovviamente quando c'è la malattia la sinovia si ingrossa.
quindi perde la sua, la sua forma anatomica normale. E quindi sì, abbiamo notato questa cosa anche in vitro, e soprattutto sono anche di dimensioni più grandi le cellule, sono proprio anche la dimensione cellulare è completamente diversa, sì. Conferma che si può riprodurre in questi microchip, sì, il tipo. Esatto, comunque. Esatto, sì, sì. Grazie mille, grazie. Se sei a posto. Ma no, vabbè, è una curiosità. Senza timore. Ma no, è una curiosità. Fate le domande. Fate le domande. Io volevo chiedere se, che tipo di resine utilizzavate, o se dovevate trattarle, se avevano delle proprietà specifiche, le resine per la stampante 3D. Allora, il CIP viene fatto in collaborazione, non l'ho detto, con un'altra università, ed è il Centro di Ricerca il CNR, quindi il Centro Nazionale delle Ricerche di Lecce. E loro si utilizzano una resina che allo stato a temperatura ambiente si trova in forma liquida, ok? Quindi no, non viene trattata, si chiama resina NP40, se ti può interessare. E quindi in forma liquida c'è questa stampante che tramite ovviamente sempre dei modelli, prima si fanno dei modelli matematici e tutto per andare a creare il design che si vuole dare al chip, poi la stampante tramite il calore riesce a pressarla e poi a creare questi dispositivi su chip. Quelli che vi ho fatto girare in aula non sono fatti con la resina, perché ovviamente quelli stiamo brevettando questo chip, quindi non potevo mostrarveli, sono fatti con un'altra tipologia di materiale, quello è un silicone, si chiama PDMS, e è un silicone che viene creato con un'altra tecnologia che è una litografia. Okay? Quindi lì non è una vera e propria stampante, ma si ha una matrice già fatta, quindi è proprio un disegno, diciamo, esatto, è uno stampo dove viene colato questo silicone e si aspetta una mezz'oretta che il silicone si addensa, si solidifica, e dopodiché il chip è creato. Quindi sono due tecnologie comunque diverse, quindi vedete quante tecnologie comunque ci sono anche per fare la stessa cosa e per creare diversi chip, ecco. Posso solo, non è obbligatorio usare polimeri con la stampante 3D. La domanda che ho fatto prima a Beatrice, all'Università di Tel Aviv, se non sbaglio, hanno stampato 3D un cuore intero, utilizzando una matrice organica e con all'interno le cellule ottenute da iPS che a loro volta avevano ottenuto da grasso sottocutaneo, quindi dalla pancetta, diciamo, del paziente, e per cui hanno ottenuto un cuore che, come diceva giustamente Beatrice, aveva dimensioni ridotte, capacità contrattile, non aveva sufficiente potenza per poter diciamo pompare sangue, però intanto hanno provato che non è per forza obbligatorio passare da polimeri plastici, siliconici, eccetera. Si può passare direttamente a matrici organiche. Adesso però ho bisogno che tiriate di nuovo fuori i cellulari, perché come vi è stato annunciato prima, adesso tocca a noi chiedere a voi, farvi domande, e avete un vero e proprio esame. Con voto finale, no. Non lo so, aspettate, eh? Ok. Dovreste a breve, poi vi chiedo un ulteriore, altri 5-10 minuti alla fine, ci sarà invece un questionario di gradimento che, a cui dovete partecipare sempre allo stesso modo. Se non riuscite a scansionare bene il QR code, potete usare quel codice in basso a destra, scusate, IEA. Eccetera.
non mi ammazzo prima. Sono anche i messaggi. Ciao amici. In 188. State rispondendo. Sì, prendo un po' di tempo. Leggigliela in modo tale da dare a scandire un po', capito? Perfetto, va bene. Nel frattempo si stanno collegando altri. Siamo alla prossima. Allora, questa dovreste saperla, come comunicano i neuroni. WhatsApp, Zoom, Meet e Teams. Di solito Teams è più utilizzato, ma anche Meet funziona abbastanza bene. Contatto diretto o neurotrasmettitori. WhatsApp? Solo su chat di gruppo però, perché sono troppi. Vediamo i risultati. Io. Ok, neurotrasmettitori. Va bene. Allora, quale di questi è un fattore della riprogrammazione? Fattore ottavo, X Factor, SOX2 o SAX? Diciamo che sono sul pezzo, sì, ne sapete più di prima? Vi sembra di saperne più di prima? Il fattore ottavo fa un'altra cosa, ma sarà... SLA significa succo limone amarena. Sclerosi laterale amiotrofica, sindrome latero-anteriore o sinfisi lombo-articolare?
Sì, succo limone amarena, un po' come la storia dell'ace. Bravi. Come si chiamano i fotorecettori? Chip e Chop, Coni e Bastoncelli, Tizio e Caio, Osteoclasti e Osteoblasti. L'ha spiegato? Sì? Vediamo. Ok. Dai. Allora, osteocalzi e osteoblasti, la seconda scelta, diciamo che fanno parte di un altro tessuto. Vi ricordate anche, quindi bravi per Coni e Bastoncelli, vi ricordate anche quali fanno vedere i colori e quali no? I coni cosa? Coni colori, ok. Brava Carlotta. Bravi, bravi. Che compito hanno le sign up? Diminuire il livello di proteine, aumentare il livello di proteine, infastidire la produzione di proteine, modificare le proteine. Sì? Quando ho fatto la triennale io non esistevano le sign up. La ridi, è vero. Fantastico, bravissimi. Stiamo aspettando le sign up per il conto corrente, però quello ancora non funziona. Come si possono ottenere le cellule dell'epitelio della retina? Le prendiamo direttamente dall'occhio, magari del compagno di banco. Grazie all'uso di cellule staminali, con la stampante 3D le troviamo nei surgelati del supermercato. Le domande sono della professoressa Librasi. Bravissimi. Grazie all'uso di cellule staminali. Beh, allora, in questo caso, vediamo se avete imparato qualcosa. L'utilizzo di un chip, come potrebbe aiutare? Noi otteniamo le cellule, prendiamo delle cellule staminali, otteniamo le cellule epiteliali della retina, le mettiamo in un chip. A cosa servirebbe in questo caso il chip? A valutare? La? Comincia con la E, una parola che comincia con la F. Se io correggo una malattia, vuol dire che le cellule ritornano funzionali. Quindi un chip in questo caso potrebbe anche aiutare a capire se funziona il trattamento, ok? E come, in che modo, se è altamente produttivo o no. Voi avete visto un sacco di presentazioni, cioè avete visto 3 presentazioni separate, ma se ci pensate, sono tutti lavori interconnessi. Aspetta, non li hanno ancora contati, è per quello che... Allora, che cos'è un virus adeno-associato? Un virus cattivissimo, un virus utile per la terapia genica, il virus del Covid-19... un virus del computer. Si è fatto male, cattivissimo, sì.
virus adeno associati sono dei virus molto piccoli che normalmente non causano patologie nell'uomo e si chiamano adeno associati perché li hanno scoperti associati ai vettori adenovirali, che normalmente invece danno qualcosa tipo un po' di tosse, non sono particolarmente tremendi. Vengono utilizzati però nella terapia genica entrambi. No, io stavo spiegando cos'era un... Perfetto, bravissimi. Ruolo principale del sistema immunitario. Forza. Regola la temperatura corporea. Trasporta ossigeno ai tessuti, combatte l'infezione e aiuta la digestione. Digestimola. Sono in 200. Combatte le infezioni. Bravissimi. La caratteristica principale delle malattie autoimmuni sono causate da batteri, si manifestano solo in giovane età, coinvolgono il sistema immunitario che attacca il proprio corpo, possono essere prevenute solo con la vaccinazione. Non le ho stravolte, vero Beatrice? Sono loro. Sono le domande giuste. Vediamo. Bravissimi. Il sistema immunitario va in tilt. Che malattie autoimmuni conoscete? Autoimmune. È del sistema immunitario, ma non è autoimmune. Sclerosi multipla. Abbiamo una domanda. Una risposta alla domanda. Prego. Io conosco il morbo di Crohn. Questa è più complessa. Qualche altra? Va bene. Cosa rappresentano gli organi? Cosa rappresentano gli organi su chip nella ricerca medica? Dispositivi per la navigazione satellitare, modelli di organi umani artificiali in miniatura, chip di memoria per computer, strumenti musicali elettronici. Bravissimi. Il primo organo su chip creato? Cuore, articolazione, polmone, vaso. Sono stati attenti. Attentissimi. Bravi. Ok, abbiamo finito. Sì, vi chiedo ancora 5 minuti di neanche. Aspettate un attimo che torno indietro. Ma ok. Questo. Vi chiedo solo di valutare la vostra esperienza oggi. Però non lo fanno e basta, non lo proiettiamo, questo è un adempimento.
Sì, penso che possano partecipare senza che io vada avanti. Questo è un questionario di gradimento, di valutazione dell'evento che serve soprattutto a noi per capire come ritararci, per capire qual è il vostro feedback rispetto a quello che è stato fatto oggi. Quindi rispondete in maniera molto sincera e sobria. Che devo farla partire. Sì. Ovviamente è anonimo, per cui... Voi riuscite a vederlo? Eh? Sto chiedendo feedback, ma niente. Funziona? Va bene. Devi avviarla. Perfetto. Gli erano due gelati. Di far mettere un qualche cosa, perché ha già tentato di uccidermi giù dal gradino, non si vedeva. Non li facciamo vedere. Il video finale ce l'hanno loro. Prima che parlasse la... Riuscite a vederle le altre? Allora, prima di terminare, non andate via senza che vi abbia fatto il pippone finale, certo. Per cui ci sarà... vorrei avere il sentore da parte vostra. Oggi abbiamo parlato di staminali, ok? Avremmo potuto fare un altro evento un giorno su altri argomenti completamente diversi di cui si occupa la ricerca. Oggi è anche un'occasione per noi per comunicare la ricerca e comunicare quello che fanno i ricercatori. E vorrei chiedere a voi che percezione avete del ricercatore. Cioè, usando delle parole che vi vengono in mente, che possono essere state ispirate dalle loro comunicazioni, oppure dalla vostra opinione, dalla vostra cultura, dalla vostra esperienza, dalla vostra conoscenza, di quali sono degli aggettivi che contraddistinguono chi fa ricerca. Parole, non sono frasi, parole. Sono curiosi. Non ho sentito? Determinati. Qui dietro c'è qualcuno che vuol dire qualcosa. Altri aggettivi? Non sono per forza positivi, eh? Cioè, non ci offendiamo. Ma qui stiamo continuando a... Sì, ma non importa. Studiare. Tu lo togli. Non voglio vederlo. Non si è capito. Studiare. Studiano, sì, studiano, lo garantisco, poi. Studiare per forza. Volete dirne qualcun altro? Costante. C'è chi dorme in seconda fila, ma non importa. Buonanotte, sì. Sì. È svenuta dall'emozione. Questo vi viene in mente? Determinazione, grazie. Creatività. Fantasia, sì, cioè bisogna averne abbastanza. Ok, questo è un po'
Non mi viene niente di negativo? Cioè di negativo, comunque no. Sempre loro. Ormai sono... Dai. Motivati. Cosa che devo dire? Fallimento. Fallimento. Ok, il fallimento magari leghiamolo più che a ricercatore, cioè non è che il ricercatore è un fallito, ma il fallimento è una delle caratteristiche della ricerca, questo è sicuro. Ok, adesso io vi ho chiesto il ricercatore. E invece la ricerca. Voi, la prima cosa che vi viene in mente quando uno vi dice ricerca, cosa direste? Speranza, futuro. Benissimo. Scoperta. Scoperta. Impegno, grazie. Innovazione. Innovazione. Costanza. Costanza. Perseveranza. Passione. Passione. Che è nella ricerca, ma in realtà in tutte le professioni. Se non c'è la passione, pazienza. Sì, avete detto una serie di ingredienti che in effetti non ho sentito. Soldi, guardate che non è una cosa da poco, soldi, la ricerca significa soldi, ok? La ricerca costa tantissimo, il ricercatore costa, viene pagato un po' meno di quanto costa la ricerca, ma sono tutte aggettivi, cioè sono tutte parole esatte, cioè che connotano chi fa ricerca, forse mancava un pezzettino, e che è un messaggio che voglio dare a voi, che non è necessario essere dei super studiosi a scuola o dei super nerd per fare il ricercatore, ok? Questo lo dico per esperienza personale, non pensavo mai più che avrei fatto questo nella mia vita, non ero certo la persona prima della classe, non sapevo, quando sono andata a fare all'università, non avevo idea di cosa fosse uno studio di funzione e avevo un esame di analisi che mi aspettava, perché non avevo fatto il liceo e quindi non avevo mai più pensato che avrei fatto il dottorato nella mia vita o cose del genere. Però avevo un ingrediente che avete detto voi che mi ha portato a fare questo, che era la curiosità e di tutto ciò che era nuovo. Per cui magari non ne avevo avuto l'opportunità a scuola perché non avevo scelto una scuola adatta, ma ho comunque coltivato quella curiosità e che mi ha portato a dire ma non mi basta quello che so, non mi basta, questo è. E il lavoro della ricerca è un lavoro costoso che richiede un sacco di lavoro e un sacco di tempo. Per fare un organoide ci vogliono 48 settimane, diceva Beatrice. 48 settimane, Carlotta, 48 settimane vuol dire che tu per un anno lavori a un pezzettino e quindi ci vuole costanza, determinazione, passione e non mollare e una serie di insuccessi e gli insuccessi fanno parte del successo, se non ci sono gli insuccessi non si arriva al successo, questo è certo. Poi tutto quello che si vede, che viene pubblicizzato come grandi successi della ricerca, hanno dietro il 90% degli insuccessi, e questo è importante da dire. Chiudo con alcune cose. La prima è un grazie all'organizzazione di Unistem, che ogni anno ci... No, non a me. Che ogni anno ci spinge a uscire un po' dai nostri laboratori e a trovare dei modi e dei canali di comunicazione con voi. E da questi eventi di comunicazione, dai vostri sguardi, dalle vostre domande non fatte, noi impariamo tantissimo, quindi grazie anche a voi.
Poi il secondo è un grazie a voi che avete ascoltato, che anche se non avete fatto tantissime domande, in realtà le cose le avete assimilate e quindi non è un problema. Spero che abbiate colto, ma ne avete dato la prova, che dietro appunto tutti i risultati della ricerca ci siano sforzi, non di singoli. Il ricercatore non fa mai la scoperta da solo. Il ricercatore fa la scoperta con un gruppo di ricerca dove ci sono competenze diverse, ma non è sempre solo quel gruppo di ricerca. Il ricercatore fa la scoperta con altri gruppi di ricerca nel mondo e tutti collaborano insieme per quella cosa, per cui non ci sono né barriere linguistiche, né barriere culturali, né barriere politiche. La ricerca è un mondo dove si sta insieme per un bene comune. Non è un mondo dove ci si divide e ognuno pensa per sé, e dove il successo è grazie a uno. L'altro grazie è a chi ha parlato oggi. Grazie per la... È un grazie per la loro giovinezza e per la loro testimonianza di essere persone normali, non persone eccezionali che si dedicano. E anche su un esempio di perché studiare. Spero che abbiate colto anche, qualcuno l'ha detto, che la ricerca è fatta di domande. Perché abbiamo insistito così tanto oggi? Perché vi ho rotto le scatole, fate domande, non avete domande. Perché la domanda è alla base di tutto, fatevi domande. Se io ho un'ipotesi di lavoro e pianifico degli esperimenti e poi alla fine degli esperimenti vedo che è venuto fuori un risultato, mi devo chiedere perché non è venuto quello che mi attendevo o perché è venuta una cosa diversa da quella che mi attendevo. Non posso solo guardare il risultato e non pormi altre domande. E l'evento di oggi è un'opportunità per porsi domande, ma non solo l'evento di oggi, qualunque evento della vita, la lezione dei vostri professori è un'opportunità per porsi domande. Chiudo leggendo uno stralcio di una lettera che ha scritto Elena Cattaneo. Voi sapete chi è Elena Cattaneo? Chi lo sa? Nessuno ne ha mai sentito parlare? È una senatrice a vita, ma per quale motivo lei è una senatrice a vita e io no? Perché è una grandissima scienziata, ok? Per i suoi meriti. Elena Cattaneo ha lavorato da sempre sulle cellule staminali ed è una delle ideatrici di Unistem. Ed è per quello che voglio leggervi la sua lettera. Ma l'ha scritta con un'altra senatrice a vita, che si chiama Liliana Segre, che ha molto a cuore i giovani, e quindi insieme hanno incontrato dei giovani a Palermo durante un incontro sul valore della memoria. E un pezzo della loro lettera ve la voglio lasciare come saluto finale, ok? Ne ho preso solo un pezzettino. Perciò è il messaggio che non ci stancheremo mai di dare. Ragazzi, permettetevi di sbagliare e fate tesoro degli errori da cui imparare, senza perdere di vista l'obiettivo, sempre rispettando chi vi è accanto. Un fallimento non comporta necessariamente la rinuncia a un sogno, perché la delusione si può trasformare in nuovi stimoli e nuove idee. Mettete alla prova il vostro entusiasmo, siate sfrontati se necessario. Lasciatevi trascinare da ciò che vi appassiona. Non rinunciate a lottare per quello in cui credete. E soprattutto datevi tempo, compiendo ogni passo con pazienza, onestà e trasparenza, conquistando ogni traguardo, mettendo in gioco tutte le vostre forze. Non cercate la prevaricazione, ma coltivate l'ascolto. L'inclusione e il rispetto per ogni donna e ogni uomo che incontrerete. Non nascondetevi dietro l'indifferenza, che è l'anticamera della violenza, ma reagite all'ingiustizia di cui siete testimoni,
Voi stessi potete essere l'innesco del cambiamento che desiderate. Fatevi forti delle vostre idee e ogni volta che le sentirete pronte, fate in modo che possano entrare nella vita pubblica del Paese per contribuire a far crescere il nostro vivere civile e la nostra democrazia. E studiate, sempre, anche per chi non può. Studiate per chi non ha potuto farlo in passato o da adulto pensa di non essere più in grado. La conoscenza è libertà e la libertà da conquistare e riaffermare ogni giorno è ciò che vi permetterà di fare della vostra vita una fantastica avventura. E allora, buona vita. Arrivederci a tutti. Rick, don't talk about my parents like that. Listen, Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. I did it. Your parents are gonna do it. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science. If you got scratch, nigga, get the fuck up. Throw your hands up if you hella fucked up. Einstein, Tech 9, 2, triple zip. Crash tall, rock them all if they wanna trip. Ladies with the barcodes, meet me after this. Maybe you can stop me the meaning of a piss. Everybody on the wall, mama is a piss. And I'm the bunch of tails croaking on my piss. This one's for the psychos, gangbangers and sluts. Pumps holding the pipe those, got a scratch with fuss. I feel when I close, I kill till I close my trap. I'm ill when I close and you never know when I rap. Check, check, give me really much alcohol and I'm straight. Eat, drink, give me merry, you come tomorrow, might be your fate. Yo, look, over there. If you dig tech when he twisted, then yo, get this. Bringing the house down when I rip shit like a flight shifted. Angels killing many saved, either junk or lifted. The Einstein meaning gifted, too slick to dig with. 2 years ago, my shit was broken, now I fixed it. With a quickness, you missed it. But I used to work with misfits and nitwits. But now who I do this with ain't none of your business. Bloodthirst in the church, now the earth's the worst. Touch a purse when we lurk, cause we curse from work. Trying to party like a motherfucker, broke as a joke. Don't hire me for two, arrest me when I'm selling my dope. So who's the Einstein? You motherfuckers want it. Who got this motherfucking house on lock? Who? Einstein. What? Jeffrey. Well, who keep it since the land? Who keep it high? Who? Einstein. What? Jeffrey. Well, K-C-Mo. Whoa. K-C-Mo. Whoa. That's how we do it. Like this. What do we say to haters off top? Haters got beef they thinking we got. We gon' get post though if it don't stop. You can get ghost or you can get shot. Generation next, don't party to the death. Anybody tripping, getting greeted with a stretch. Taking everything and we leaving nothing left. Demons gotta die, haven't breathed the last breath. I feel that I get real and I'm gonna build till I'm killed. Bail till I bail, if I fail then I'm gonna steal what I will. Check is a realist, but I'm gonna kill this. You better build us, be the witness to the coldest. When I hold this dick, they break camp when I throw this. Einstein, go to AO round. Throw up your hands if you feel down, I hurt your real sound. I told y'all I'm cold dog, I froze all heat. I'm representing real dog. Einstein.